Salve a tutti e ben ritrovati o benvenuti sul mio canale. Io sono Gio e oggi sono qui per parlarvi di uno degli argomenti probabilmente più scottanti e più al centro dell'attenzione del momento, ovvero Final Fantasy XVI. Fino a questo momento chi mi conosce sa che non ho trattato l'argomentazione di Final Fantasy XVI proprio per una scelta personale e non perché non mi interessasse il titolo o perché non ne fossi assolutamente interessato, ma semplicemente per un fattore personale che ho già vissuto con il capitolo precedente, ovvero Final Fantasy XV. Quindi tutte le informazioni e tutto ciò che c'è di interessante del titolo le sto assimilando piano piano e in piccole dosi, perché appunto, come feci con Final Fantasy XV, di cui mi interessai al day one, mi interessai in modo forse un po' troppo ossessionato, hanno creato un hype, o comunque hanno creato delle aspettative talmente alte che poi il gioco purtroppo non è riuscito a soddisfare. E di conseguenza non vorrei ripetere lo stesso errore con il sedicesimo capitolo, che, a differenza di quello che possono pensare in molti, secondo me potrebbe essere la chiave di volta per riportare in auge il franchise o comunque la saga di Final Fantasy. E perché vi dico questo? Entriamo subito nell'argomentazione topic così, a gamba tesa. Partiamo dal presupposto che Final Fantasy è stato conosciuto dall'Occidente, o comunque è stato conosciuto dalla nostra controparte europea barra mondiale, grazie al primo capitolo che è stato importato nelle nostre, diciamo, nelle nostre console fondamentalmente, ovvero Final Fantasy VII. Final Fantasy VII ha aperto le porte per quello che è stato un impero dei giochi di ruolo, o per meglio dire dei JRPG, dato che quella J davanti alla definizione di RPG ha caratterizzato un universo intero. Il sistema di combattimento a turni e tutte quelle varie meccaniche che un giocatore, in questo caso di ruolo, ma soprattutto un videogiocatore di ruolo ha come requisito fondamentale, adesso pian piano si sta andando a perdere. E giustamente questo ha portato un po' di sconcerto all'interno della community, ma soprattutto all'interno di quelli che si definiscono puristi. Cosa che da un lato posso anche capire, è come se si uscisse un pochettino dalla comfort zone, ma è anche questo che ci è stato insegnato nell'evoluzione, ovvero sperimentare, andare al di là di quelle che sono le nostre percezioni, di quelle che sono le nostre sensazioni e tutto quello che effettivamente poteva rappresentare un qualcosa di conosciuto verso un qualcosa di sconosciuto. Già questo piccolo passo, questo primo timido passo in avanti lo abbiamo avuto con il Final Fantasy VII Remake, che se ci pensate bene ha imboccato una strada decisamente più action, però integrando ancora qualcosa del vecchio stile del gioco di ruolo, ovvero la barra TB che comunque si carica, o una pseudo barra TB, chiamiamola così, che si carica durante il combattimento e che ci consente di eseguire delle azioni particolari come le magie, gli oggetti e tutto quello che ovviamente abbiamo a disposizione all'interno del gioco. Ma è esattamente questo quello che io mi aspettavo da una saga a cui sono fondamentalmente legato fin da quando sono piccolo, come Final Fantasy. Purtroppo dovete sapere che il mercato gestisce i prodotti che vengono venduti e di conseguenza il mercato ormai credo che sia abbastanza saturo di giochi a turni, giochi di ruolo, e soprattutto la tecnologia che adesso abbiamo a disposizione tra le mani ci possa consentire di sviluppare progetti ben più ambiziosi. Ed è esattamente questo che Final Fantasy XVI è, un progetto ambizioso. Un Final Fantasy che possiede meccaniche action e si distacca da quelle sue vecchie meccaniche di JRPG, secondo me è un qualcosa che va supportato e non criticato così aspramente. Anche perché quello che si è visto, devo ammettere che non è neanche tanto male. Bisognerà un po' guardare e magari studiare nel dettaglio quello che si può e non si può fare nelle varie regioni, o comunque in generale nelle varie sezioni in questo caso di gioco.
Stiamo parlando comunque di un titolo che a mio avviso porterà in auge la saga di Final Fantasy, e su questo ne sono abbastanza convinto, perché il lavoro che c'è dietro, secondo me, soprattutto dal punto di vista dello storyline, è incredibile. Stiamo parlando comunque di persone che hanno lavorato soprattutto dal punto di vista trama Final Fantasy XIV, e Final Fantasy XIV è considerato, o almeno tutti quelli che io conosco e tutti quelli di cui me ne hanno parlato, mi hanno sempre parlato di Final Fantasy XIV come uno dei migliori, se non il miglior Final Fantasy, ed è sempre questo il motivo che mi ha spinto probabilmente a giocarmelo, o in futuro sicuramente a giocarmelo, anche solo per inquadrare lo spessore della storia. Sapete benissimo che la storia in generale è ciò che caratterizza un Final Fantasy. Se noi dovessimo appunto rispondere alla domanda di che cos'è un Final Fantasy, io sicuramente direi la storia. È vero che in generale il gioco di ruolo giapponese ha dettato legge, ma ovviamente se volessimo parlare di un esponente, o per meglio dire il maggior esponente di questo stile, non è sicuramente Final Fantasy, ma dovrei citare un Dragon Quest, probabilmente. Quindi, diciamo che questa sorta di purismo nei confronti di Final Fantasy, secondo me, è forse un po' troppo esagerato. Ecco perché, secondo me, la svolta action nello stile, o comunque nell'interpretazione di un Final Fantasy, è una chiave assolutamente importante. C'è anche da dire che in generale abbiamo visto pochino, anche se col nuovo PAX Est abbiamo avuto la possibilità di fare una bella scorpacciata di gameplay, e soprattutto abbiamo avuto la possibilità di guardare un bel po' di roba che è stata aggiunta e che sicuramente avremo modo anche di sperimentare noi con una possibile demo tra qualche mese, probabilmente anche mese prossimo. Quindi io sono veramente entusiasta di questo capitolo. Ci tenevo soprattutto a dirvi che io sono entusiasta di questo capitolo, dato che molti anche si chiedevano la mia opinione, si chiedevano anche il mio pensiero riguardo questo titolo, ma soprattutto sono qui per rispondervi su che cos'è per me un Final Fantasy. Final Fantasy non è soltanto il gioco di ruolo, come stavo dicendo poc'anzi. Final Fantasy è un insieme di storia, di messaggi, di narrativa, di lezioni. Non scordiamoci il fatto che ogni capitolo di Final Fantasy, anche preso ovviamente separatamente, perché sappiamo benissimo che la saga di Final Fantasy non è un collegamento diretto, ma ogni capitolo ha una storia a sé stante, ci consente non solo di imparare qualcosa e di ricevere quindi un messaggio, ma ci consente anche di sviluppare una storia che, concludendosi, ci lascia qualcosa dentro, o almeno per me è stato sempre così. Basti pensare a Final Fantasy 9, o comunque anche Final Fantasy 7, l'8, che sono probabilmente i capitoli più iconici della PlayStation, quelli che hanno aperto effettivamente le porte al mondo JRPG, per poi anche a sfociare sul Final Fantasy X, sul 12, che per quanto possa essere anche carente esso, ma ha comunque una sua trama e una sua storia da non sottovalutare. Quindi, per chi effettivamente volesse porsi la domanda e volesse effettivamente chiedersi che cos'è un Final Fantasy, per favore, abbiate la coscienza di non dire soltanto un gioco di ruolo. Abbiate la decenza di dire che stiate parlando di una storia raccontata sotto forma di gioco di ruolo. Quindi il fatto che per me sia raccontata tramite uno stile action non cambia niente. Cambia probabilmente la mia interazione, la mia percezione dei personaggi sul pad, ma se la storia e il messaggio che, diciamo, dai trailer e soprattutto dal gameplay io già ho notato essere abbastanza profondi, con scene forti fin dai primi momenti, fin dai primi trailer, dove si vede anche il sangue, un sangue così acceso, così vivo, che non si è praticamente mai visto in un Final Fantasy. Forse soltanto in Stranger of Paradise, ma stiamo parlando di un titolo abbastanza recente, quindi non mi metterei neanche in quel, non li metterei neanche a confronto. Ma se parliamo della, appunto, dello spessore delle immagini che abbiamo visto, e soprattutto dei concetti che probabilmente verranno introdotti e verranno discussi in questo capitolo, secondo me abbiamo veramente un titolo di nota tra le mani.
Non voglio soffermarmi sugli aspetti tecnici o tantomeno sugli aspetti di lore. Ci sono tantissimi canali che già approfondiscono questo mondo e soprattutto approfondiscono tutte queste argomentazioni, quindi sarebbe mettere eccessiva carne sul fuoco. Il mio è semplicemente un pensiero, è una riflessione che ci tengo a condividere con tutti quanti gli amanti della saga e che mi permetterebbe anche, dal mio punto di vista di piccolo creator, di dare ovviamente la mia visione di tutto ciò. Tralasciando il fatto che continuerò a captare informazioni e assumerle a piccole dosi, io sicuramente giocherò al Day One Final Fantasy XVI, avrò modo di esplorarlo, avrò modo di studiarlo anche in live, possibilmente così come faranno tanti altri colleghi, ma ciò che ci tenevo ovviamente a dire è di aspettare, non criticare un titolo che l'impegno ovviamente che trasuda impegno da tutti coloro che ci stanno lavorando, e quindi mi aspetto che soprattutto la mia community possa in un qualche modo diffondere questo messaggio di hype, speranza e soprattutto buona sorte per quello che sarà finalmente un nuovo capitolo numerato della saga di Final Fantasy. Io spero vivamente che questo video possa rispondere o comunque possa dare adito a tutte quelle persone che volevano anche una mia opinione su Final Fantasy XVI. E ripeto, ci sono diversi canali come Brian, Jade e chi più ne ha più ne metta che stanno trattando nel modo più dettagliato interviste, lore, tutto quello che volete ovviamente all'interno del gioco di Final Fantasy XVI. Io per il momento sto soltanto osservando, così come ho fatto anche col 7 Remake, se ci pensate. Tutte le mie considerazioni, tutti i miei pensieri sono arrivati dopo aver giocato Final Fantasy VII Remake, e sicuramente farò la stessa cosa anche con il capitolo numero 16. Quindi, io per il momento vi ringrazio per aver visto il video, se lo avete visto fino alla fine. Spero di potervi vedere anche in live o possibilmente bazzicare qui sul canale per discutere ancora di Final Fantasy XVI. E noi per il momento ci salutiamo qui, ma sicuramente ci incontreremo con altri progetti. Quindi, grazie per avermi ascoltato e alla prossima. Bye bye!